WPT National di Sanremo, siamo al Day 1B con ormai la quota record di 578 player già ampiamente raggiunta. Tra questi è anche ben messo, se ho visto bene tu Stack, Massimo Maxart Mosele, che rivedo con piacere anche perché era un po' che non ci incrociavamo per tanti motivi. Raccontami innanzitutto come sta andando, mi sembra, ripeto, abbastanza bene, no Max? Sono sulle 90.000 chips, va bene, torneo normale, tranquillo, giocabile, bello. Senti, tu sei ormai uno squalo di nome di fatto dei tornei live, ti aspettavi un successo del genere quando sei arrivato qua? Di solito si parla sempre del poker, insomma, che è un po' su chi va là, ma qua i numeri live continuano a essere molto molto alti. Ma un po' me l'aspettavo, perché comunque il torneo è giocabile, è bello, e poi c'è l'EPT a Monte Carlo che probabilmente ha attirato dei giocatori stranieri che fanno che passare da qua e poi fare il finale delle PT a Monte Carlo. Però non mi aspettavo dei numeri così alti, in effetti, perché cosa ha fatto, 500.000? Tantissimo, sì, buoni numeri. Tra l'altro con un buy-in da 1.000, che non è propriamente consueto, no, qua da queste parti. Meno male che c'è ancora qualche torneo che funziona, meno male. Tu, tra l'altro, che sei un giocatore anche online da sempre, io ho visto direttamente online, io da sempre ti ho visto con dei grafici quasi da fare invidia. Come riesci veramente a crescere e a rimanere costante nella vincita fino adesso? Studi, continui. Vedi, a forza di cliccare. Che sei sorto. Cliccando, abbattendo la varianza, e mixando un po' di tutto, gioco un po' di tutto e mi adeguo. Tu fai sia tornei che cash, quindi? Faccio cash, heads up, sit and go, turbo, normale, spin and go, di tutto. Faccio di tutto. Basta adeguarsi alle differenze di struttura. I live mi piacciono perché sei a contatto con la gente, però è risaputo che la varianza è altissima, quindi devi comunque runnare bene. Non è per winare, però chi gioca tanto lo sa che conta abbastanza la rana. Tra l'altro, io che ti seguo praticamente da sempre nei tuoi live, devo ammettere che non ho mai visto uno così sfornato, soprattutto nei momenti chiave, perché tu dici perdere un colpo facile lo perdono tutti, ovviamente. Perderlo quando però sei in un momento cruciale è devastante. Ho fatto anni che ogni volta arrivavo lì e poi dopo. Però questo è il gioco, un po' me l'aspettavo. Ho avuto fortuna che comunque ho avuto le sponsorizzazioni, cose che altri non hanno avuto, quindi si compensa, diciamo. Però la soddisfazione di fare magari questa volta buona. Allora, o ti faccio... magari a Monte Carlo, forse vado, se la salute mi tiene. Tanto ti faccio un grande in bocca al lupo, ovviamente, magari allora ci vediamo più avanti, magari. Sì, ciao a tutti.